Io ho voluto che la manifestazione di Cortomigiano si ripetesse all'Euca, perché l'Euca rappresenta tutti i comuni del Basso Salento. L'Euca non appartiene solo ai leochesi, ma appartiene a tutti quelli che la amano, e l'Euca ama tutti. L'Euca ha una storia, e la storia parla del santuario con la sua basilica, con la cascata monumentale, con il faro che è uno dei più alti d'Italia. Ha la sua cultura, è la terra dei cammini, è la parte terminale della via Crucis, la parte terminale della via Francigena. Rappresenta l'aspetto pastorale, il percorso pastorale di Don Tonino Bello, che parte da Monopoli e arriva all'Euca, chiamato l'anello del bello. L'Euca è ambiente. Qui nei nostri fondali c'è una rara forma di corallo bianco. Ogni tanto fa capolino la foga monaca, e inoltre nelle reti dei pescatori molte volte vengono intrappolate e poi liberate le tartarughe appartenenti alla categoria, alla specie caretta caretta. L'Euca è turismo ed è bellezza. Il turismo che non è prerogativa solo dei leochesi. Molti imprenditori hanno investito sul nostro territorio, ma hanno investito perché l'Euca è bella, perché l'Euca è vivibile, perché l'Euca è veramente un paradiso. Inoltre abbiamo il porto. È un porto che è un approdo, rappresenta un approdo sicuro per i pescatori, una categoria veramente in via di estinzione che andrebbe aiutata, ed inoltre rappresenta un approdo sicuro per tutti gli immigrati, perché l'Euca è anche una terra d'accoglienza. Inoltre devo dirvi che a 48 miglia dall'Euca noi scorgiamo le montagne della Grecia, Otoni, la prima isola, scorgiamo le montagne dell'Albania, scorgiamo le montagne della Calabria. Figuriamoci a 12 miglia, a 14 miglia, a 20 miglia che cosa possiamo scorgere. Bene, noi amministratori siamo i custodi di questo territorio. Noi dobbiamo custodire questo paradiso, e lo facciamo giornalmente. Lo facciamo giornalmente facendo rispettare a tutti i cittadini i vincoli che esistono su questo territorio e le norme urbanistiche di questo territorio. Ebbene, noi non possiamo accettare che il Ministero o chi per lui decida per noi, senza avere un confronto, senza avere un tavolo tecnico, senza nessuna programmazione, possa decidere di installare pale eoliche sul nostro territorio senza considerare le avversità, quello che ci può creare e i danni che può creare a noi stessi. Ecco perché tutti insieme dobbiamo ribadire il nostro no alle pale eoliche. Dobbiamo ribadire il nostro no alla salvaguardia del nostro territorio, perché noi questo territorio abbiamo il dovere di preservarlo e di non distruggerlo. Due, abbiamo portato avanti questa battaglia incessantemente in Consiglio regionale, abbiamo proposto delle mozioni, delle interrogazioni, e facciamo tutto quello che è possibile per far capire che il popolo salentino, che in ogni occasione si è dimostrato unito, come in questo caso è una iniziativa trasversale, ci sono dei simboli di movimenti, di associazioni, ma è chiaro che c'è tutto il Salento che si ribella a questa colonizzazione senza alcuna regola e senza alcuna concertazione con i territori. Che il Salento non ha nessuna voglia di consentire a queste multinazionali
di installare questo skyline bellissimo, penso unico al mondo, delle pale alte 300 metri, che per capirci sono l'altezza delle Torre Eiffel, solo così forse riusciremo a capire cosa si tratta. Oltretutto dobbiamo dirlo, perché non possiamo fare a meno di dire che il Salento e la Puglia hanno già dato. La Puglia è la seconda regione produttrice di energia alternativa, energia verde d'Italia. Di cui noi invece crediamo che l'Italia inizi a Santa Maria di Leuca e non finisca a Bari. Questo è uno slogan che deve essere chiaro per tutti, in ogni occasione. Noi siamo sempre convinti che questo lembo di terra meraviglioso debba essere rispettato e debba essere valorizzato al meglio, e sicuramente non può essere un lembo di terra da destinare per la produzione di energia con queste pale eoliche che potrebbero sarebbero uno sfregio.